Buongiorno, allora mercoledì mattina, eccoci qua nuovamente insieme per iniziare un'altra giornata, un nuovo giretto. Fai un attimo che mi sistemo qua, che mi sono svegliato da poco e poi dopo vi racconto. Allora, sto lungo la statale 16, sotto il comune di Voghiere dovrebbe essere qua. Prima d'arrivare a Ferrara più o meno. E niente, sono partito ieri sera. Ho fatto la pausa qui. Manca 16 minuti per finire 9 ore. Vabbè, vado a dare una sistemata a un caffè. E poi dopo scaldiamo, partiamo. E vi dico quello che si fa oggi. Allora, eccoci qua, caffè bevuto. Non è freddissimo, pensavo che era più freddo, sinceramente. C'è stata un po' di foschia, nebbia non tanto bassa. Allora, come sempre, solite routine di tutte le mattine, perché bisogna farlo, ragazzi, bisogna farlo, perché non sai mai quello che può succedere la notte quando tu stai a riposo, quindi mentre il motore si scalda. Famo un giretto. Allora, ci siamo, tutti in ordine. Adesso sistemiamo le cosine qua. Prendo l'agenda e apriamo la giornata. Allora, oggi abbiamo un giro bello lungo. Dobbiamo andare a scaricare ad Angiari, lungo la Traspolesana, poco prima di Verona. Poi consegna a Rovengo Saiano, vicino Brescia. Poi una volta scaricato lì mi devo spostare zona Milano, a Cesano Materno. Allora, entrata conducente, paese, inizio. Intanto apriamo la giornata sul tachigrafo, così non mi scordo. Cesano Materno, carico per Pesaro. E poi vediamo. Ma oggi scaricare è impossibile. Oggi carichiamo e scendiamo. Stasera l'idea che mi ero fatto era tappa a Rimini, da Tolemaide. A posto, possiamo muoverci. 9 ore e 9 minuti di pausa. Ieri sono rientrato a casa che era mezzogiorno e 40 più o meno. Ho fatto pranzo a casa, sono stato fino alle 5 a casa perché non ho dovuto. Il carico non era pronto prima di una certa ora, allora ho approfittato del fatto che potevo stare qualche tempo in più a casa. Poi qui c'è sta st'uscita che non è scomoda, però mettono tutte le macchine sull'angolo lì del bar e devi fare attenzione. Questo qua dietro che suona, che c'ha fretta. Ma secondo te vado piano perché ci voglio andare piano? Oppure c'è il motore freddo? Che
società che è diventata. Negli ultimi 2 anni c'è stata proprio, è peggiorato, vedi, la schizofrenia ovunque, pazienza zero. Quello sarà l'effetto della pandemia. Eccoci qua, dopo solo 8 minuti di strada, anzi 8 minuti di guida, perché non è corretto, perché non sono andato alla velocità che può andare una macchina o un mezzo che sta caldo, che arriva lanciato. Quindi solo dopo 8 minuti di guida svingolo qui sul raccordo che mi porta al casello di Ferrara Sud. È comoda quell'area di servizio lì perché stai proprio vicino, perché se arrivi in autostrada tardi la sera dopo le 8 sulla 13 è più facile vincere su Brenalotto che parcheggiare. Poco frequentata, cioè oddio, c'è stata qualche sera, c'è stava qualche camion, magari ti capita di trovarla che ce ne sta 4-5, ma c'è sta spazio, quindi qualche sera come ieri stavamo in due e poi dopo vabbè c'è stava quel fenomeno là che si è parcheggiato in mezzo a due stalli, perché se si accostava davanti e lasciava quello stallo dietro libero, non lo so che problema era per lui. E mi è toccato a parcheggiarmi lì, di fianco alla zona dell'autolavaggio. Non è che non ho dato fastidio lo stesso, perché tanto non è che la notte si mette a lavare le macchine, la gente stava pure tutto spento, quindi. Però ribadisco che c'è sta troppa gente che sta in giro tanto per, che è proprio la testa e il buon senso. È un argomento che avevamo lasciato dimenticato. Minchia, stamattina sto polemico, a fine anno sto veramente polemico. Sarà la vecchiaia che comincio a non sopportare più certe robe. Allora, andiamo a vedere che dice qua che scarica, parcheggiato lungo la strada. Allora, mi hanno detto che posso entrare subito, anche se ci stanno altri camion in fila, perché quelli devono scaricare lo sfuso o altra roba, insomma io ho la roba bancalata. Quindi andiamo, infatti mi ricordavo che c'ero stato una volta qui a scaricare. Quando arrivi da impressione dici ah madonna quanti camion, ma poi entra subito. Scarico velocissimo raga, un quarto d'ora ci ho messo, 10 pedane. Ho dovuto aspettare un attimo l'uscita che si era ingolfata, un attimo lì c'era un piano mobile sulla pesa e c'era il palista che stava a fianco alla pesa, gli aggiustava il peso. Quindi
quindi mi aveva chiuso l'uscita. Vabbè. Allora, mo ripiglio la Traspolesana, vado verso Verona e poi me ne vado a Rodengo Saiano a fare l'altro scarico. E niente ragazzi, stiamo qui a Verona. Quando piove le città è sempre un casino. Poi qui non so perché c'è sempre, ultimamente c'è sempre casino a Verona. Non so se stanno a fare i lavori da qualche parte, avevo visto qualche cartello. Vabbè, poi entro in A4 e me ne vado verso Milano. Allora, eccoci qua alla zona industriale di Rodengo Saiano. E mo andiamo a fare sta consegnetta e poi dopo ce ne andiamo verso Milano. Allora, scaricato anche qua, uno scarico veloce, al volo al volo. Sono le 11.08. E adesso ce ne andiamo verso Milano. Rientriamo in autostrada. Ci è rimasta 1:36, poi dobbiamo fare la pausa. Casca giusta, giusta per l'ora di pranzo la pausa. Quindi credo intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e qualcosa. Non credo di riuscire ad arrivare a Cesano Materno senza fare la pausa. Quindi mi fermo su un'area di servizio, pausa, pranzo. Famo tutto, caffettino, toilet e poi dopo ce ne andiamo a caricare. Tanto a casa oggi non ci si va, quindi dovremmo fare lo scarico domani. Se non è cambiato qualcosa, mi aveva detto che era a Pesaro, quindi stasera, come avevo preventivato, dovrei far tappa a Rimini. Allora, avete servizio Brianza. Bella cazzo, non mi ero fermato mai. A parte che è bella grossa, capiente. Ma nuova, organizzata bene, cioè ho visto già 7 docce. Vabbè, 2 stava chiuse al lucchetto, però ce ne stava 5 funzionanti. I coglioni. Allora, eccoci di ritorno al toilet. Adesso facciamo pranzo e poi, una volta finita la pausa,
andiamo a caricare. Oggi pasta al pomodoro fatta a casa. Allora ragazzi, pranzato, mi sono mangiato pure un buon arancio perché c'avevo voglia. Non ho bevuto il caffè, ma me lo lascio per dopo perché adesso sinceramente non c'avevo voglia di ritornare all'area di servizio. Prima, appena sono arrivato, necessitavo della toilet, quindi ci vado subito. Va bene, dai, area di servizio veramente veramente grande e fatta bene. Allora, però io per l'uscita devo andare a sinistra, se no vado a girare dietro gli stalli. Vuoi targa? GF87. Allora, siamo arrivati. Andiamo a chiedere per caricare. Vediamo se c'è da aspettare, quello che c'è da fare. Allora, è andata male. Cioè, male. Per modo di, perché c'è sta un container in rivolta e un bilico là, un container di quelli corti, quindi in 20 piedi dovrebbe far veloce. Poi c'è sta un bilico là che deve scaricare e poi c'è sto io che devo caricare, quindi secondo me prima delle 2:30 non ci mette sotto. Vabbè, pazienza, aspettiamo, faremo un po' di pausa intanto. A posto raga, caricato ancora, 2:45, bolle prese, chiuso le porte, fatto tutto un po' prima di quello che avevo preventivato, meglio, no? A posto. Mio, quando vengo a caricare su sto posto, che passo qui, ci sta ste rovine di sto ex complesso industriale, pare un'ambientazione, è un videogame post apocalittico. Va bene, va.
Allora, area di servizio Pioppa. Non ci arrivo a Rimini senza dover fare la pausa. Devo fare 45 minuti. Allora, a sto punto, visto che devo fermarmi, ho detto mi fermo, faccio la pausa. Mi vado a fare la doccia, così stasera quando arrivo lì al ristorante parcheggio e vado direttamente con le gambe sotto al tavolo e sta a posto. Tanto devo fermarmi per forza, non è che dici, che senso c'è che sto lì a cazzeggiare quando posso impiegare sto tempo per fare qualcosa. Allora, è stato fortunato, la doccia è libera. Però aspetta, vi faccio vedere in che condizioni l'ho trovata. Dopo però non ce lamentiamo, dei servizi. Un lago. Perché? Perché non chiudono le porte. Capito? Troppa fatica a chiudere le porte. Eccoci qua, doccetta fatta, un quarto d'ora veloce veloce, cazzo ci vuole, quando trovi la doccia libera, se era asciutto per terra che non c'era quel lago avrei fatto anche prima, e quando c'è tutta quella roba per terra devi farla crovata, e comunque io non so uno di quelli tanto sofisticati, a me non me ne frega niente se c'è sta l'acqua, se non è perfettamente pulita, io quando me devo fare la doccia metto le ciabatte e vado dentro, non me ne frega un cazzo. Quando mi devo lavare me lavo. Alla fine si è fatto tardi, vabbè, andiamo a cena adesso. Allora, si è fatte le 10. Cenato bene come sempre, bevuto il caffè, mi ha offerto il limoncello Samuele e mo ce ne ritiriamo in appartamento. È salita un po' di nebbia e pazienza. Buongiorno, allora sono le 7, manca qualche minuto. Ho fatto già tutto, ho solito giretto di ispezione. Stanotte umidità a palla. Si è abbassate le sospensioni del rimorchio col freddo. Sto rimorchio ha già sto difetto che quando è freddo ha una valvola che non chiude bene, tende ad abbassarsi quando è pesante, però sembra tutti qua. Allora, stamattina andiamo a scaricare, adesso ci prepariamo, intanto facciamo scaldare il motore. La mascherica appesa, poi mi ha detto che devo fare un ritiro a Fano, zona Fano, ma vediamo. Rientra in magazzino, scaricare, rientra in magazzino. Oppure scaricare, caricare per ripartire pomeriggio, adesso vediamo. Vediamo a che ora è pronta la merce, vediamo. Allora ci siamo. Fatto tutto ragazzi. Ci possiamo muovere.
perché Giuseppe ha votato, ci sono rimasto io e altri due camion. A posto, finito. Siamo a posto i guanti. Freschino. A posto. Lavato le mani. Allora, mo devo sentire se mi danno l'indirizzo per il ritiro che devo fare, che ancora non mi hanno mandato niente, quindi mo faccio una telefonatina e vediamo che dicono. Allora, mi hanno mandato l'indirizzo, ho visto su San Google dov'è, posto che non conosco, mai stato, è una piccola zona commerciale, industriale, diciamo di Fano, lungo la statale 16, ma zona mai fatta, però non è difficile raggiungerla, ho visto che dal casello di Fano
che è una stradina che porta direttamente lì, quindi facciamo le stradine marchigiane, o dopo quelle del Veneto, dopo quelle della Lombardia, pure le stradine marchigiane. Va bene, dai, andiamo a fare sto ritiro. Non mi hanno scritto che roba devo ritirare, ma dalla tipologia dei capannoni che ho visto credo che sia collettame. Allora, caricato, ci avevo messo un po', però alla fine non è stato nemmeno un carico particolarmente difficile. 22 bancali, mi ha fatto aprire un lato solo, quindi alla fine va più che bene. Questa zona industriale qui, Defano, non c'ero stato mai. Strettino a millimetro. Allora, adesso c'è un dilemma, che io arrivo a Civitanova perché devo scaricare sta roba a mezzogiorno inoltrato, questi sicuro va in pausa pranzo, però io vorrei andare a casa a pranzo, quindi l'idea era da scaricare poi fa pranzo, ma mi sa che non gliela faccio. O vado a pranzo e poi vado a scaricare, e di conseguenza dopo, una volta scaricato, vado a caricare per partire. Ora li faccio chiamare e vediamo che mi dice. Vuole scaricare, mi scarica, sennò pomeriggio. Non scarico prima di pranzo, quindi mo esco a Porto Sant'Elpidio, parcheggio e vado a casa. Pomeriggio, fatte le 3 ore, si riparte, andiamo a scaricare, poi carichiamo e ritorniamo verso nord.
Allora gente, parcheggiato, ho intravisto la macchina di mia moglie che mi viene a prendere, quindi chiudiamo qua questi due giorni insieme. E visto che sto video va in onda la vigilia di Natale o il giorno prima, vi faccio gli auguri di Natale. Alla prossima!